si comincia con il primo possesso guidato dal Ciampinani Nuovi, che orchestra la manovra con Terlizzi, la pressione del Lido di Ostia. Buona, cambio di lato di Baccaro. Fantini, azione prolungata della squadra di casa. Terlizzi, ancora Fantini, si ricomincia da Cittadini, ragiona, compagine rosso-blu. Terlizzi prova ad accelerare in collaborazione con Cittadini, due piedi di Dornelles e poi Terlizzi, che è fortunato nel rimpallo, prova a superare Barigelli, la palla che colpisce il palo e sulla respinta arriva il tap-in di Becchi, che fa 1-0 per il Ciampinani Nuovi quando sono trascorsi 9 minuti e 50 secondi di gioco. Baccaro, Terlizzi, buona la sterzata, ancora Baccaro, a spazio per il mancino, ci pensa, poi lo scarico per Terlizzi, ci riprova ancora Baccaro, la risposta di Barigelli, riceve Terlizzi, allo spazio per calciare, pallone in buca d'angolo, 2-0, Ciampinani Nuovi a 6:37 dall'intervallo. Ha già messo a segno 4 reti, 3 contro la Mirafin ed una contro la Niene. Adesso però Terlizzi coast to coast, perde l'attimo però sul più bello il capitano rosso-blu, l'azione che si sviluppa dalle parti di Ucherani, che stava per trovare un gol spettacolare, il gol del sabato davvero. Attenzione a Becchi, che questa azione potrebbe averla il Ciampino, poi però Becchi che aspetta il suono della sirena che arriva puntuale, squadre che vanno all'intervallo sul 2-0. E si riparte dal 2-0 del Ciampino Anni Nuovi. Eloquente il gesto di Armando Pozzi prima del fischio d'inizio, indici ad indicare la testa, come a dire usiamo la testa, e infatti il Ciampino che adesso deve gestire questo 2-0. Forza la giocata qui Becchi, allora Cutrupi, Cittadini irruento su Papu, cartellino giallo per Cittadini. E però si tocca la fronte come a dire non ci credo. Prova a fraseggiare nello stretto qui Sciacher e Cutrupi, Terlizzi che subisce un colpo da Papu, cartellino giallo anche per il numero 15 del Lido di Ostia. Piovono davvero cartellini in questa partita adesso però. Allora Papu prova ad accelerare, si gira bene Papu e la mette sotto al set per il gol che accorcia le distanze quando sono passati 3 minuti e 30 secondi di secondo tempo, 2-1 adesso il parziale. Continua a premere sull'acceleratore la squadra di Matranga con Barra, passa dalle parti di Papu, punta dal lago, ancora le finte di Papu, la palla che viene sporcata e poi Cutrupi se la ritrova tra i piedi e sigla il 2-2 del Lido di Ostia, che torna a galla dopo i due gol di svantaggio, il pareggio di Christopher Cutrupi a 7:43 dalla fine del match. Thank you.
lasciando spazio alle giocate del Lido di Ostia. Adesso Cutrupi fermato da tre avversari, attenzione a Fantini che si fa sorprendere da Ugherani che la mette sotto la traversa, sorpasso Lido di Ostia, rimonta completata dalla squadra di Matranga, imbambolato il Ciampino Anni Nuovi. Di Armando Pozzi dal lago Cittadini, troppo perimetrale la manovra con questo portiere di movimento, l'imbucata poi per Cittadini, c'è spazio per Terlizzi, la doppietta del capitano rossoblu ed è di nuovo parità 3-3 a 43 secondi dal termine. L'aria ciuffa il Ciampino Anni Nuovi nel finale. Suona la sirena, 3-3 tra Ciampino Anni Nuovi e Lido di Ostia. In compagnia di mister Pozzi al termine del match. Allora mister, ci troviamo a commentare un altro 3-3 come quello di avvio di campionato in casa del Prato, un 3-3 però stavolta diverso, una partita che stavate vincendo, che avevate in pugno almeno quello che ha detto il campo alla fine del primo tempo, poi però nel secondo forse avete un po' abbassato il baricentro, vi siete un po' troppo chiusi e lì avete lasciato spazio di fatto al Lido di Ostia che ne ha approfittato. Buonasera a tutti, innanzitutto diciamo non abbiamo abbassato il baricentro il secondo tempo perché chiaramente le rotazioni erano poche oggi e la forza della squadra avversaria logicamente ci ha costretto ad andare dietro, mentre il primo tempo l'avevamo preparata proprio apposta e lì secondo me i ragazzi sono stati intelligentissimi proprio ad interpretarla, e abbiamo sfruttato ogni minima disattenzione loro e quindi abbiamo fatto un secondo tempo straordinario. Sapevamo, negli spogliatoi abbiamo detto, che nel secondo tempo potevamo pagare qualcosa perché le loro rotazioni sicuramente sono al momento a tutt'oggi più ampie delle nostre, una squadra già consolidata che sta in fiducia, che aveva vinto sempre in casa e fuori, in coppa e in campionato, per cui è un 3-3 sicuramente diverso che non mi lascia l'amaro in bocca, ma anzi mi fa essere contento e orgoglioso per questa squadra. E devo fare però i complimenti a Lido di Ostia, che è veramente una squadra straordinaria, allenata da, oltre che da un amico, da un grande allenatore. Grazie mister. A voi, grazie, buonasera. È il turno adesso di mister Matranga. Allora mister, per come si era messa la partita diciamo che questo è un pareggio prezioso, però poi è mancata diciamo la lucidità finale per portare a casa una vittoria che sarebbe stata quasi un'impresa vista anche l'espulsione di Giorginio e l'assenza di Cattarelli a partita in corso. Sì, alla fine si può racchiudere con quello che hai detto. È chiaro che siamo a 40 secondi dalla fine della partita e non ho avuto il tempo di fare il cambio necessario per affrontare la difesa col portiere, quindi c'è un po' di rammarico perché magari avrei voluto fare un cambio proprio preparato, però poi alla fine nel complesso stavamo sotto alla fine del primo tempo così, e uno sforzo dei ragazzi incredibile a cui devo dire solo che sono veramente dei grandi giocatori, e sapevo che questa sarebbe stata una partita più difficile, l'ho sempre detto dall'inizio del campionato, temevo questa partita per tanti fattori, e poi si è giocato un bel derby acceso con belle giocate e con l'emozione che hanno visto tutti il pubblico che ha partecipato alla partita. Grazie mister. Grazie a voi.